Meno 5% segna il passo l'export delle micro e piccole imprese delle Marche, addirittura una perdita di 10 punti percentuali se solo si pensa che nel 2018 le esportazioni ammontavano a un più 5%. In termini economici il totale degli affari ammonta a oltre 4 miliardi di euro. Segnali di crisi e di affanno sui mercati internazionali. Da questo nasce la proposta della Confartigianato di costituire l'International Academy, una scuola di internazionalizzazione per capire come fare business e prendere quote sul mercato globale. Quello che ci preoccupa in maniera particolare è sicuramente la tendenza della regione Marche rispetto al panorama nazionale, ma soprattutto ci preoccupa la tendenza delle piccole e medie imprese della regione Marche che, segnando un meno 4,9% rispetto ai dati che erano solo di 12 mesi fa, ci fanno riflettere, ci hanno indotto appunto ad anticipare questa azione che era già nei nostri programmi, proprio di formazione e di supporto per tutti quelli che possono essere i fabbisogni delle imprese per andare verso politiche di internazionalizzazione in maniera cosciente, consapevole e più preparati. Sicuramente questa perdita di valore dimostra che qualcosa in questi 12 mesi è successo, e come quello che pensiamo noi è che probabilmente le nostre imprese non sono riuscite a mantenere quelle quote di mercato che avevano acquisito solo 12 mesi fa. Ecco, su questo dobbiamo riflettere, non si può improvvisare l'internazionalizzazione, vogliamo far sì che le imprese possano essere preparate, formate per poter acquisire sì quote di mercato, ma poterle poi anche mantenere. Le micro e piccole imprese hanno difficoltà a, diciamo, internazionalizzare, che è un'opportunità, una grande opportunità, ma necessita di paradigmi e di conoscenze rispetto alle quali molte micro e piccole imprese hanno difficoltà ad accedere. E quindi per questo noi abbiamo inventato e creato questo nuovo brand Made to Export, che ha proprio come obiettivo quello di creare un servizio per avvicinare le micro e piccole imprese del nostro territorio a conoscere questo mercato, questa opportunità, dotandosi dei paradigmi necessari affinché possano accedere con più facilità. Le cose sulle quali punteremo saranno le strategie di marketing, saranno gli aspetti commerciali, saranno anche tutte quelle tecniche di internazionalizzazione che servono per gestire un ufficio export, ma vorrei dire che cercheremo di lavorare molto anche su un aspetto che è quello della mentalità, perché oggi per fare internazionalizzazione ci vuole un'apertura mentale per capire che magari quello che faccio per il mercato domestico deve essere in qualche modo cambiato, adattato, esteso ai mercati internazionali. Quindi lavoreremo molto anche su questo aspetto qui. Noi abbiamo creato un progetto che si chiama Cosmo Experience, è dedicato completamente all'astronomia e alla didattica dell'astronomia. È una mini lezione di astronomia dove in realtà i ragazzi passano a fianco agli oggetti di cui di solito parliamo. L'idea è di non avere il pavimento, per cui avere proprio lo spazio di fronte. Passiamo vicino ai buchi neri, passiamo vicino alle galassie, passiamo vicino agli ammassi di galassia, passiamo vicino a una stella di neutroni. Indossare il visore di realtà virtuale, fare un viaggio sfiorando i buchi neri, chiudere gli occhi e immaginare di camminare su Marte, osservare i simboli USA di quella grande impresa di 50 anni fa, lo sbarco sulla Luna. Palazzo Campana d'Osimo diventa Ad Astra, il centro didattico astronomico dedicato agli studenti di ogni ordine e grado. Molti pensano che lo spazio sia qualcosa di scollegato dalla Terra, come se noi fossimo qui e lo spazio dall'altra parte, e invece siamo un tutt'uno, è un tutt'uno, e inevitabilmente prima o poi vivere nello spazio sarà normale, esattamente come è normale vivere sulla Terra, certo, tempo e quant'altro. Però ci piace passare questo messaggio, cioè il fatto che lo spazio intorno a noi innanzitutto è un terreno da esplorare, quindi fantasia, curiosità, voglia di conoscere, di esplorare, di vedere il nuovo, e poi futuro lavorativo, futuro di sviluppo tecnologico. Una realtà originale sul territorio marchigiano dalla collaborazione dell'Istituto Campana per l'Istruzione Superiore di Osimo e Nemesis Planetarium, associazione di astronomi e astronomi marchigiani impegnata nella diffusione della ricerca. Un progetto che ha ottenuto un importante contributo della Fondazione Cari Verona, con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute del Territorio dell'Università di Chieti e del Museo delle Scienze Planetarie di Prato, con il patrocinio dell'Ambasciata Americana a Roma. L'Ambasciata Americana ci ha riconosciuto un patrocinio perché da parecchi anni, soprattutto in questo periodo, insomma, riconosce tutte le iniziative di
valore dedicate insomma all'esplorazione spaziale, tutto quello che riguarda un po' la NASA. Nella sala espositiva abbiamo tutti i modellini per quanto riguarda tutta l'esperienza dell'Apollo, e Saturn, i razzi e quant'altro. Poi noi facciamo anche tutta una parte dedicata ai laboratori, sempre su questa parte un pochino più tecnologica, anche robotica, perché all'interno dei laboratori avremo anche questa parte qui, insomma, quindi non solo un'astronomia teorica ma anche un'astronomia molto pratica. Per adesso noi abbiamo l'apertura dedicata alle scuole, le mattine che vanno prenotate, avremo dei turni dedicati al pubblico e anche ai gruppi che invece possono già prenotare, però insomma il programma uscirà nelle prossime settimane.